cari amici e benvenuti a una nuova puntata di Pungolo Talk. Oggi parliamo di cultura e ne parliamo con un artista, con uno scrittore, Robby Ardizzone, che ringrazio per la sua presenza. Benvenuto Robby. Grazie. Allora, Robby Ardizzone è un ex vigile del fuoco, ha lavorato per tantissimi anni a Palermo, è di Palermo, ma da qualche anno abita qui a Bagheria, diciamo che lo abbiamo adottato. Allora, come nasce intanto questa idea di scrivere queste memorie? Dunque, praticamente durante la mia vita di vigile del fuoco capitava relativamente spesso che quando si finiva un intervento, che fosse allagamento, che fosse incendio, qualunque cosa, e si raccoglievano praticamente i materiali che si erano usati, eccetera, c'era quasi sempre qualcuno che si avvicinava così a ringraziarci, a farci i complimenti, e una frase sempre molto comune era quella: siete degli eroi. È francamente una frase che non mi piaceva tanto, dolce, bella, però io non ho mai creduto nella figura dell'eroe. Per me l'eroe è un'invenzione della letteratura, nient'altro che questo. Il vigile del fuoco non è altro che un uomo come tantissimi altri, con tutti i suoi difetti, le sue debolezze e le sue paure. Tuttavia riesce a fare bene il suo lavoro perché è una figura molto professionale, perché il vigile del fuoco viene addestrato tutti gli anni della sua vita, fino all'ultimo giorno di servizio, quindi sa come affrontare i pericoli più disparati tecnicamente e professionalmente. Quindi diciamo che i rischi sono ridotti al minimo. Poi, per carità, sul lavoro i rischi sono sempre dietro l'angolo, ma ce li ha anche il muratore, ce li ha anche il falegname con le macchine, eccetera. Ecco, Roberto, ricorderei qualche episodio particolare che vi è rimasto anche nel cuore di un'operazione che avete fatto con i suoi amici, con i suoi compagni di lavoro, insomma, un episodio che possiamo anche raccontare ai nostri spettatori? Intanto io nel mio libro di episodi ne racconto tanti, e per fortuna devo dire, siccome il lavoro del vigile del fuoco è visto sempre come il grande incendio, come il terremoto, quelle cose così, quelle tragedie immense, eccetera, ma il vigile del fuoco è anche il gatto che si salva da sull'albero, la vecchietta che è rimasta fuori di casa e non può prendere la medicina, allora bisogna aprirgli la porta. Fa parte anche di queste piccole cose il nostro lavoro, per fortuna. Episodi ne racconto tanti nel mio libro e non li ho raccontato certo tutti. Ho cercato di raccontare sia quegli episodi in cui veramente le tragedie, sono stato negli anni 80 in Irpinia durante il terremoto, Falcone Borsellino, in cui siamo stati molto presenti, di tragedie immense, però ripeto, raccontarne qualcuno. Io è uno in particolare che le è rimasto nel cuore? Ma guardi, stranamente potrei dire, mi sta venendo in mente proprio una storia molto simpatica che mi è rimasta nel cuore per l'affetto, per la dimostrazione di affetto veramente che la gente ci dimostra. E fu una sera del 31 dicembre. Quindi la notte di Capodanno. Notte di Capodanno, eravamo in servizio, eravamo in attesa, io ero un autista dei mezzi pesanti, io mi chiamavo ad aprire una porta di una famiglia che era rimasta fuori di casa con un bambino piccolo e non avevano chiaramente a quell'ora a chi rivolgersi. Usciamo, riusciamo a fare un intervento molto carino in quanto c'era l'infisso del balcone aperto, per cui entrando con l'autoscalo non abbiamo avuto bisogno nemmeno di spaccare un vetro, eccetera. Apriamo, andiamo verso la porta, appena apriamo la porta il titolare della casa ci fa in modo che ci prese un po' di sorpresa: aspetti un attimo, e corre verso la cucina, ritorna dopo qualche minuto con la bottiglia di spumante, due bicchieri, e ci dice: prendiamo, era mezzanotte.
diciamo, una cosa, come dire, anche umana soprattutto. Molto umana. Mi ha emozionato quella cosa, tuttora mentre lo racconto continua ad emozionarmi, continua, perché, ripeto, è una dimostrazione veramente di quanto la gente ci voglia bene, di quanto voglia bene la nostra divisa, che è, detto da tutti, la divisa più amata dagli italiani. Ecco, questo libro, me lo faccio vedere un attimo, sì. Questo libro si intitola Non sono un eroe, memorie di un vigile del fuoco, edizioni storie di vita. Dove possono trovare i nostri amici questo libro se lo vogliono leggere? Dunque, la casa editrice che è la PAV Edizione. PAV Edizione, storie di vita. Sì. Praticamente si trova in tutte le librerie. A Bagheria, ad esempio, abbiamo solo una libreria, una grande. Non faccio pubblicità, non so se posso fare. No, no, beh, non c'è problema. Interno 95 lo trovate. Non c'è problema. Ma in tutte le librerie, Feltrinelli, Mondadori, e se non lo trovate basta ordinarlo, in 24-48 ore si trova. E a parte questo, su Amazon naturalmente si trova sempre. Ecco, in tutte queste storie che sono elencate appunto in questo volume, che penso insomma sia abbastanza interessante, ce n'è uno che è intitolato L'Alto Prelato. Sì. Te la ricordi questa storia? Sì, ma è una storia divertente, la ricordo benissimo, è una storia che dimostra tutte le debolezze dell'uomo. E preferiscono raccontarla perché la lasciamo, diciamo, alla curiosità di chi compra il libro, poi se lo legge. Sì, sì. Vabbè, invece il fantasma. Il fantasma è una storia simpatica. Il fantasma, praticamente io mi trovo fra le mani un giorno, in un momento di attesa, un libro che parlava di un generale dell'esercito italiano che durante la colonizzazione italiana in Africa fu in Etiopia, un generale, ripeto, una persona di un certo tempo, e in questo libro c'era la sua foto in bianco e nero. E dopo aver letto il suo libro, la sera uscì per un incendio in montagna. E quando finimmo l'incendio mi ritrovai solo sotto la luna, e i miei colleghi ci eravamo sparpagliati per gli ultimi focolai, eccetera. Mentre aspettavo i miei colleghi, vidi arrivare una persona che era il generale, uguale, preciso, eccetera, con quel modo di muoversi. Persino avevo un cagnolino simile a quello che lo affiancava nella foto. E io sono sempre stato agnostico, non sono credente. Però questo rimise in discussione tutti i miei pensieri, eccetera, perché quando io chiedo chi è lì sotto la luna, quel signore, mentre avanza, fucile a spalla, mi dice: sono il generale Piazza, cioè quello è lì. E per un attimo ci fu per me il panico, non capivo cosa stesse succedendo, come poteva essere, eccetera. Quando arrivarono i miei colleghi e lo salutarono: generale Piazza, buonasera. Praticamente era il figlio di quel generale Povoletto che aveva scelto la stessa carriera del padre, ed era uguale. Una storia molto simpatica, allora poi... Ecco, ma ce ne sono comunque tante altre storie che invitiamo i nostri spettatori a leggere. Una domanda finale, ecco, questo diciamo è uno dei tanti suoi scritti, adesso il futuro cosa le riserva, cosa sta preparando? Ma io, questa è una storia che mi piace raccontare, io sono andato in pensione da ben 12 anni e quando sono andato in pensione, siccome ho sempre pensato che la vita è fatta da episodi, gli episodi iniziano e finiscono. Quando sono dovuto andare via dai vigili del fuoco per raggiungere i limiti d'età, ho deciso di dare spazio ai miei hobby, ai miei sogni, eccetera. E c'era la recitazione e la scrittura. Gestisco assieme a altri 6 ragazzi per l'ermitaggio una compagnia teatrale, per cui faccio teatro. Ora il 16 di aprile presenteremo per la terza volta i Beati Paoli a Palermo, al Teatro Don Bosco. E poi ho cominciato a leggere, a scrivere, cioè con alcune associazioni di scrittura creativa, così ho affinato, diciamo, perché a me è sempre piaciuto scrivere.
e ho pubblicato 3 libri, questo è il mio terzo. Ecco, diciamo che è un uomo di cultura a tutto tondo, che non si ferma e che appunto sta programmando anche il futuro. In conclusione, cosa si sente di dire ai suoi ex colleghi e ai giovani, insomma, che lavorano in questo importante ambito di salvaguardia, diciamo, del territorio, di tutela anche dei cittadini? La cosa più bella per l'uomo, secondo me, è poter realizzare i propri sogni. Io mi sono innamorato dei Vigili del Fuoco a 11 anni, perché quando andavo alle medie passavo davanti alla caserma centrale di Palermo dei Vigili del Fuoco e li vedevo uscire ed ero affascinato. Lottate, nella vita si ottiene, molte cose si ottengono con sacrifici. Se veramente pensate di poter fare questo lavoro che dà grandi soddisfazioni, chiede sacrifici ma dà grandi soddisfazioni, lottate con tutte le vostre forze per farlo, si può fare, ve l'ho fatto io, lo so. Bene, grazie Roberto Ardizzone, vi invito ancora a leggere questo bellissimo libro, Non sono un eroe, che troverete appunto presso la libreria interno 95 qui a Bagheria. A tutti voi che ci avete seguito, grazie per l'ascolto. L'appuntamento è alle prossime trasmissioni, sempre qui da Cartaliotta in via Diego D'Amico a Bagheria. A voi tutti che ci avete seguito, buonasera. Buonasera.